Ciao a tutti, oggi facciamo un video su tutti i profumi per ambiente in formati variegati che ho usato nell'ultimo periodo. Allora, partiamo da uno spray che è l'unico esemplare di questo tipo che ho finito, che è questo di Rituals. Questo l'avevo trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso nella profumazione Rituals of Sakura. Quindi di base una profumazione di latte di riso e fiori di ciliegio. Era una mini size, quindi solo 50 ml, è finito abbastanza velocemente. Io inizialmente l'avevo portato in ufficio perché nell'ufficio c'è sempre questo odore un po' di chiuso, però era una profumazione per l'ufficio, secondo me, boh, sarò pazza io, però non era tanto adatta. L'ho usato qualche giorno e poi ho deciso di cambiare profumazione, mentre invece l'ho usato molto volentieri per la casa e devo dire che l'ho trovato un prodotto veramente ottimo. Appunto, la profumazione è un po' forse primaverile con questi fiori di ciliegio, una profumazione un po' femminile. Però è bella intensa, per un po' di minuti dura proprio bella presente e poi piano piano va svanendo. Quindi è una profumazione che serve in ambienti in cui magari c'è bisogno di dare una rinfrescata di odore, tipo in bagno in certi momenti della giornata, oppure io l'ho usata non in bagno in realtà, ma qui in questo soppalco qua che vedete alle mie spalle perché ci tengo la lettiera dei gatti. Le lettiere dei gatti, quindi pulivo la lettiera dei gatti e poi davo una spruzzata con questo per attenuare un po' gli odori. E per questa funzione qui è molto buona, meno adatta per cose che serve una profumazione persistente nel tempo. Poi, per il bagno invece, il mio prodotto preferito, noi abbiamo adesso un bagno che è diviso fra, diciamo, doccia, lavandino, che è lì, è una cosa molto strana perché non è in una stanza a parte, è proprio così, in giro per la casa, in Belgio sono strani. E invece abbiamo poi una toilette, quindi solamente il water, in una stanzettina piccola piccola piccola. Lì a me piace particolarmente utilizzare i bastoncini, perché una profumazione rimane costante che quindi permette di tenere profumato costantemente quella stanzetta così chiusa. Questo tipo di profumazione, la profumazione rimane costante fin tanto che i bastoncini sono lì. Ne ho finite due. La prima è questa mini cosa qua, un kit di bastoncini preso da Primark, pagato pochissimo, mi sembra che costasse solo 1,50 euro, e si chiama Fresh Linen, quindi dovrebbe essere profumazione di pulito. Erano 30 millilitri e dice dura fino a 4 settimane. In realtà questo vi dico che per me è stato un epic fail perché io assolutamente di questo non sentivo niente, nonostante la stanzetta fosse minuscola, quindi un ambiente veramente piccolo piccolo, chiuso chiuso, tranquillo tranquillo, che veramente bastava pochissimo per profumarlo, quella lì, averlo o non averlo, secondo me era la stessa cosa. Quando quello è finito, ho messo invece questo. Questo l'avevo messo in realtà prima qui. Questo l'avevo preso da Emma e purtroppo è anche carino ora. Vabbè, c'è questo etichettone dietro, ma è anche secondo me carino, verde così liscio opaco, con poi il legno a contrasto. Il problema è che questo, carino carino, ma costa un po', perché mi sembra che questa confezione da 150 ml l'avessi pagata 17 o 18 euro, una cosa del genere. C'erano varie profumazioni, questa, allora non mi ricordo, forse era una cosa tipo serenità, calma, non mi ricordo qual era la profumazione, però nell'etichetta c'è scritto che è una profumazione di arancia e cedro. E di base devo dire che era molto buona, e questa non è la profumazione più intensa abbia sentito sulla terra, però profumare questo ambiente qui forse era anche troppo poco intenso, è un ambiente, una stanza parecchio grande, mentre invece per il bagnetto era ottimo perché nel suo piccolo ambiente profumava e il suo lo faceva. L'odore a me piace, questo odore un po' di, appunto, sì, cedro, si sente ancora un pochettino, non mi dispiace affatto. Passiamo alla mia cosa preferita invece in assoluto, ovvero le candele. Io ho realizzato di avere veramente una fissazione per le candele fuori dalla norma, per cui
Già ero arrivata qua con una candela e mi ero portata dall'Italia. La candela, adesso non ha più l'etichetta perché l'ho lavata, è questa tutta verde così che potete vedere che è di Ava Henmey. Di queste candele io ne avevo comprate due, questa era Amsterdam, l'altra che invece è rimasta in Italia e che poi i gatti hanno pensato bene di spaccare, ma insomma per fortuna era quasi finita. Era quella Santorini, mi sembra. Allora, Santorini usata quest'estate alla Casa al Mare, bellissimo, sembrava di essere veramente in Grecia. Questa è una buona profumazione, che non mi ricordo però com'è, essendo stata lavata, non si sente praticamente più niente, però molto meno persistente di Santorini, molto meno presente, quindi io ho preferito in realtà l'altra. Dopo che questa era finita, devo dire il vantaggio è che è durata parecchio, sono molto carini i vasetti, infatti credo che lo terrò. E altra cosa è che ci sono tantissime profumazioni, quindi insomma ora Amsterdam non è quella che mi ha colpito di più, ma ho un'ottima opinione delle candele di Ava Henmey. Finita quella, ne ho comprate due al supermercato, queste due qua. Sono tutte e due di questo marchio qui, che credo si chiami Bolsius, c'è una B come simbolo, è made in Netherlands e sono due candelone giganti a vederle così, però c'hanno il fatto che questa era inodore, quindi era solo per fare ambiente, però con la particolarità di avere lo stoppino di legno, quindi di quelli che fa quel rumore effetto camino. Questa invece aveva lo stoppino normale e invece era profumata alla magnolia. Queste non costano tantissimo, quelle di Ava Henmey non mi ricordo perché è passato troppo tempo da quando le ho comprate, insomma quelle le trovate da tutte le parti facilmente. Queste costavano, mi sembra, sui 7 euro l'una, per dei vasettoni così non è male. Non sono durate tantissimo, si sono consumate abbastanza in fretta per essere dei vasettoni così. Questa, molto carino il vasetto e anche il concetto, però l'effetto cammino, essendo uno stoppino largo, tipo così, non è che poi fosse eccezionale, nel senso che forse cambiava il giusto rispetto a una candela normale. Mentre invece questa ha veramente un buon profumo, non è durata appunto tantissimo, si è consumata velocemente, però aveva anche un prezzo limitato, non mi è dispiaciuta. Potrei anche pensare di ricomprarla. Forse la profumazione magnolia era più adatta all'estate che al periodo invernale. Invece, nel periodo di Natale, ho usato ben 5 candele, tutte natalizie. Partiamo dalle 4, queste qua, che vengono dal calendario dell'avvento di Rituals. Sono delle candeline piccine piccine. Tutte credo vengano da edizioni limitate Mimosa, Savage Garden, Smooth Violet e Wild Fig. Erano tutte buonissime, però veramente piccole, nel giro di 2 o 3 sere io le finivo, infatti secondo me per essere le candele dell'avvento sono un pochino troppo piccole, le avrebbero dovute fare un pochino più grandi almeno per farle durare una settimana. Non hanno una profumazione, essendo sì piccoline, si diffonde proprio per tutto l'ambiente. Però apprezzate e sicuramente Rituals è un marchio valido. Ultima candela, finita proprio recentissimamente, è questa del marchio Il Palazzo del Tè, che qua è parecchio diffuso, un negozio che vende principalmente tè, appunto. Io questa l'ho avuta in omaggio perché ho comprato il calendario dell'avvento del tè. E questa devo dire è stato un omaggio apprezzatissimo perché non è nemmeno minuscola. Devo dire che questa è stata proprio una candela che ha caratterizzato il nostro periodo natalizio. L'odore è proprio tipicamente da periodo natalizio, quindi speziato, forse un po' di pino, sa. Devo dire che mi è piaciuta, l'ho usata volentieri e non so quanto si trovino, ma in futuro magari profumazioni meno natalizie sarà proprio adatta in questo momento qui, ma potrei ricomprarle. Non so il costo perché appunto questa mi è stata data in omaggio, non so neanche se era solo un omaggio natalizio o se hanno anche candele. Niente, queste sono tutte le profumazioni e i profumatori che ho usato in questo periodo. Devo dire che siamo qui da metà ottobre,
Quindi in 2 mesi e mezzo ho fatto fuori un bel po' di cose, ne sto già usando tante altre, non pensate, ma queste sono quelle finite. E se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!